Buonasera, 23 novembre 2019, torna il campionato e torna con una partita importantissima portata a casa da parte della Juventus di Sarri, del comandante Sarri. Fabio, la puoi rifare? Mi piaceva come l'avevi fatta prima. Non la rifaccio, stavolta è buona e la tengo così. Del comandante Sarri che porta a casa questi 3 punti, secondo me i più importanti del campionato. Perché vengono su un campo difficile, contro una squadra forte, ben allenata, che ha giocato meglio di noi e dobbiamo sviscerare, diciamo, la prestazione della Juventus che è stata molto sottotono. Detto questo, 3 punti, turiamoci il naso, la portiamo a casa. Saluto Stefano da Pavia. Buonasera, posso dire una cosa nella Prego. presentazione? Da quando c'è Gasperini, in 3 anni non abbiamo mai vinto a Bergamo in campionato. Quindi è una risposta che vuoi dare al prossimo ospite che sto per presentare, Federico Wirman. Ciao, buonasera. Oh, ok. Non è vero. Come vuoi rispondere a questa statistica da parte di Stefano? Ci ha avuto più culo di Allegri. Ma quello sono d'accordo, Devo dire che sono d'accordo anche io. no, Saluto Dennis anch'io. in regia. Buonasera a tutti. Riccardo da Spoleto. Buonasera. Matteo Saverio che non fa regia ma fa l'opinionista oggi. Buonasera. Ben Stavo ritorni. Sami che dire, Sami che dire, Ecco, Sami che dire. parliamo della formazione iniziale perché come al solito sono state polemiche appena è arrivata la comunicazione da parte della Juventus degli 11 titolari. Giù di polemiche, Bernardeschi ancora in campo Sami Khedira, appunto. Sui terzini sinceramente ragazzi non mi sentirei di polemizzare perché Alexandro era fuori e Danilo è quello che è. Però parto proprio da Khedira, perché in molti dicono che sono i cambi ad averla fatta vincere la Juventus. Io, secondo me, c'entra molto più il carattere e una buona dose di fortuna, diciamo così. Sì, Però anche il calo dell'Atalanta, cioè fisiologico. anche il calo Sì. fisiologico dell'Atalanta, che si è vista magari essere avanti solo 1-0 quando probabilmente meritava anche un vantaggio più importante. Sicuramente, E sicuramente. quindi è pesato molto questo. Allora, parto da Matteo Saverio. Cosa non ti è piaciuto della Juve? Perché noi siamo dei rompiballe, quindi è giusto parlare dei problemi della Juventus visti oggi a Bergamo. Ma l'ha detto Guarda, adesso, l'ha detto adesso, così. sì, vabbè, no, ma a Entra parte quello, no, dentro. ma a parte quello se, cioè, noi abbiamo giocato i primi 15 minuti bene, 15 minuti fatti con l'intensità giusta, con il pressing giusto, poi ci siamo proprio sgretolati, cioè a un certo punto avevamo un buco enorme sulla fascia di quadrato che doveva marcare 4 cristiani, loro poi ci triplicavano sempre. Loro sono partiti molto lenti, poi sono andati a aumentare durante la partita, cioè dopo il 20esimo, dopo il rigore, non ci abbiamo capito nulla, ragazzi. Se al 75esimo i cambi hanno dato comunque un po' di vitalità, è calata l'Atalanta. Abbiamo avuto fortuna nel pareggiarlo in quel modo, però onestamente, noi regaliamo sempre 2 cambi a partita, regaliamo sempre centrocampo, regaliamo sempre una fascia. Quindi quali sono i problemi secondo voi? Allora, cerco di risponderti io, però voglio anche sentire l'opinione degli altri. Io non ne farei tanto un problema di singoli o di formazione, almeno per questa partita. Poi, secondo me, Sarri ha sbagliato anche il cambio. A me non è piaciuto il cambio che ha fatto nel primo tempo, in cui ha cacciato Bernardeschi per mettere Ramsey. Avrei messo subito uno spaccaritmo come Douglas Costa. Detto questo, ho visto una brutta Juventus in generale, anche con Emre Can, anche con Douglas, anche con Ramsey. Semplicemente squadra intensa e aggressiva mette sotto squadra che in questo momento, per un motivo o nell'altro, e sicuramente Sarri ha delle colpe in questo, non ne ha. Di più non so dirti, Matteo. Molto onestamente, voi la vedete in maniera diversa? Voglio sentire Federico. Io sì, la vedo leggermente in maniera diversa, nel senso che la stanchezza ci può anche stare, però non sono così d'accordo con te sulla questione cambi. Cioè, secondo me, allora, sul primo cambio sono d'accordo con te, nel senso che Ramsey non mi è piaciuto, forse è un ragazzo che deve partire dal primo minuto per essere in partita, non lo so, però non mi è piaciuto neanche a me. Emre Can invece, cioè io non ti posso dire che è entrato male, perché nessuno poteva fare peggio di Khedira, capisci? Cioè, se tu leggi le statistiche di Khedira, hai giocato veramente con un uomo 10. in meno, hai Sono le giocato in stesse 10.
Aspetta, sono le stesse statistiche di 10 partite a questa parte. Esatto, perché però, a parte le prime due non ne ha azzeccata neanche una. Quindi Fabio, quello che ti voglio dire io, va bene, la squadra è visibilmente spompata e visibilmente a corto di idee, ma tu comunque con questa formazione stai mettendo veramente, adesso prendo la statistica ragazzi, cioè perché stiamo veramente parlando di una cosa che è incredibile, se mi danno, se avete un minuto di pazienza la trovo. Allora ecco, allora che dire, passaggi chiave 0, cross fatti 2, riuscito 1, palle lunghe riuscite 0 su 0 provate, tiri in porta 0, tiri fuori 0, tiri bloccati 0, dribbling tentati 0, riusciti 0, contrasti a terra vinti 3 provati 0 vinti, contrasti aerei vinti 1 provato 0 vinti, possessi palla persi 4, falli 4, cioè ragazzi si gioca in 10, possono essere scoppiati quanto vogliono, che uno che fa meglio di quello lì in campo ce lo metti, anche se ci metti Fagioli. Allora, no, ma sui numeri c'è poco da dire, Fede ha assolutamente ragione, tra l'altro non è che io devo fare la difesa di Khedira, che è un giocatore che deve far impazzire. Detto questo, io quando provo a fare questo tipo di discorso redazionale, purtroppo mi becco le pernacchie, però il punto secondo me è diverso. Per Sarri, e allora a quel punto discutiamo Sarri, Khedira in fase d'attacco dà quello che dava secondo nei suoi anni a Napoli, diciamo, non ti sto dicendo che fa gli stessi numeri, però ci vede una sorta di Hamsik. Più che altro, secondo me, in questo momento, e si spera che sarà passeggero, non ha altri giocatori che possano inserirsi. E tu mi dirai, però non si sta inserendo, sta facendo schifo. E hai ragione. Però è una questione tutta di caratteristiche, più che altro di Emre Can, che non sto dicendo che sia scarso. Ma scusami Fabio, per come giochiamo l'inserimento non serve a nulla, onestamente. Dipende però, dipende se, Matteo, dipende da cosa. Voglio dire, l'inserimento centrale fa parte proprio del calcio di Sarri, e anche nel primo tempo le combinazioni strette erano tante, anche di buona fattura, poi mancava l'ultimo passaggio, l'ultimo tocco, il tiro. Ma un centrocampista che va dentro... centrocampista che va dentro ci perde, deve essere, capisci? Sì, sempre. Ed è quello il problema. Ma il problema è che quello lì non ci va dentro. Forse per questo che ha messo Ramsey. Tu hai ragione, Fede. Tu hai ragione. Se tu parli proprio della prestazione di Khedira o di Khedira calciatore, tu hai ragione. Però quel giocatore. Fabio, il fatto che non è la prestazione, è la continuità delle prestazioni. Io ti do assolutamente ragione, Federico. Assolutamente. Allora, il punto è che quel giocatore lì, nell'idea di Sarri, non può essere Merciani, questo è il punto. Ma ci mettesse Bernardeschi piuttosto, ma ce ne mette, ma, cioè, perché così o trovasse un'altra soluzione, ragazzi. Cioè, secondo me è molto più auspicabile dire: oh, forse col 4-3-1-2 non c'è più davanti. Ma infatti, se il discorso è questo. Io mi trovate 100% d'accordo. Se il discorso è nel 4-3-1-2 perché non gioca Emre Can e perché gioca Khedira, stringi, secondo me non si arriva alla soluzione. Però c'era Stefano che voleva parlare. No, volevo dire appunto che secondo me ci focalizziamo, soprattutto nella prestazione di oggi, ci focalizziamo troppo sui singoli, che è giusto che, cioè anche secondo me non doveva mettere Khedira Bernardeschi, adesso non sto dicendo che ha fatto bene metterli, anzi. Però secondo me oggi proprio l'ha preparata male tatticamente, Sarri, perché... tu non puoi lasciare liberamente gli esterni all'Atalanta, che è una squadra che gioca prevalentemente sugli esterni. Infatti i terzini, che Cuadrado ha fatto una partita pessima secondo me, De Sciglio ha giocato bene, Cuadrado nella partita pessima è stato anche aiutato tra virgolette da Khedira, che guardava gli uomini che passavano sostanzialmente. Ci focalizziamo troppo proprio... sui singoli e poco sul fatto che se vai a giocare col 4-3-1-2, cioè ti vai nell'imbuto centrale e lasci completamente lo spazio sulle fasce, sulle ali all'Atalanta, secondo me è un suicidio. Che ci mettevi Khedira, che ci mettevi Can, che ci mettevi Xavi o Iniesta. No, ma aspetta Stefano, Stefano io, ti ho tirato fuori il singolo, Stefano, perché era... una risposta in più a Fabio, nel senso che io sono d'accordo con Fabio quando dice che la squadra è visivamente stanca. Oltre a quello... Più che visivamente stanca, Fede,
La vedo proprio, come dire, poco brillante e assente, sì, nei sì. momenti sì, sì, chiave io, della partita. Sì, io assente, ti ho tirato, io ti ho tirato fuori. Condizione psicofisica bassa, diciamo. Ma io ti avevo tirato fuori che dire, per il semplice fatto di dire, ok, prendo atto che siamo poco brillanti, in più ne hai uno che non gioca a pallone. Sono d'accordo. Però, come ho detto prima, scusami, i primi 15 minuti li abbiamo fatti bene. Poi, naturalmente, uno come Kadira non ti può durare, non ti dura neanche 30 minuti a quei ritmi. Ma cioè, è quello anche il problema. Cioè, voi ne fate una questione Kadira o non Kadira? No, non Kadira, è un po' in generale. Cioè, i primi 15 minuti abbiamo approcciato bene, secondo me. Eravamo molti spazi, loro erano molto larghi, noi riuscivamo ad entrare anche centralmente, non avevamo l'ultimo passaggio, ma eravamo comunque anche in uscita molto tranquilli. Ci sono stati 15 minuti in cui eravamo quasi a centrocampo con la difesa, quindi abbiamo approcciato bene. Poi ci sono alcuni elementi che muoiono, a un certo punto scompaiono, si autoeliminano dalla partita. E che lì è in difficoltà, allora, Fabio, non conta la tattica o il gioco, ragazzi, perché stavi giocando. Oh, ci siamo, perfetto. È da Juventus-Bologna che noi diciamo che la Juventus sta avendo dei momenti in cui è palesemente sotto ritmo. Vi ricordate la partita col Genoa in casa, che l'abbiamo vinta al 97esimo con Ronaldo? Quella con Locomotive in casa. Con Milan, le due con la Locomotive, per me bruttissime. Secondo me è giusto focalizzarci più che sul singolo, sull'intero impianto. E se voi mi dite la soluzione è l'inizio stagione, ovvero 4-3-3 con Douglas Costa, quando tornerà ci sarà Ronaldo e la staffetta, diciamo, tra i due argentini Dybala e Higuain, io vi dico avete ragione. Oggi, secondo me, anche per un discorso di simmetria, come la chiama Sarri, non si poteva fare molto 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 di meglio, anche visto i problemi fisici. Soprattutto, ragazzi, veniamo dalla sosta nazionale, l'Atalanta ha perso tanti giocatori, però poi alla fine la base solida, quella dei difensori, dei Gosens, dei Freuler, è tutta lì. I nostri... Sai qual è il punto, Fabio? È che se... è come la storia della coperta corta, perché se giochi con il modulo di inizio stagione, diciamo, quel 4-3-3, 4-4-2, diciamo, deve avere per forza sull'altra fascia, cioè non c'è un giocatore, cioè purtroppo Matuidi è sostituibile lì giocando. Ma vedi che poi alla fine da come la metti alla fine si pecca in qualcosa, perché appunto, se gioca Matuidi poi alla fine arriverà non Federico, ma ti arrivo io e ti dico ma perché gioca Matuidi. Ma io sono d'accordo con voi, e poi se giochi con trequartista dici cazzo, gioco con trequartista, gioco con Bernardeschi, ma vaffanculo, scusate le parole, gioco con trequartista e gioco con Ramsey che oggi è entrato e ha fatto pietà. Secondo me è molto più complicata di quanto ci sembra. No, lo so che sono un Cavs di Dybala, però l'unico che squadra che ha l'ultimo passaggio è Dybala oltre a Pjanic. Ma deve giocare davanti alla porta, deve giocare vicino alla porta, deve giocare lì, deve giocare nelle due punte, non può giocare dietro, se no fa come oggi non lo prendevano. Se no, se lo fai giocare lì, se lo fai giocare lì lo umili, tra virgolette, come l'anno scorso. Riccardo, sì. Due argentini oggi protagonisti assoluti. Allora, assolutamente sì, anche a livello di leadership. A parte di leadership, ma proprio già anche nei primi minuti si trovavano, anche nella fase positiva, diciamo, del primo tempo, quel quarto d'ora in cui trovavamo la profondità, magari anche l'imbucata centrale, sempre mancando l'ultimo passaggio. Si è vista coesione, si è visto che possono giocare insieme, eccetera. Volevo aggiungere anche che comunque all'inizio stagione è dimostrato che anche con questi elementi, appunto Matuidi, Kedira, anche lo stesso Bernardeschi, che alla fine Inter-Juve è stata una bella partita, puoi fare calcio. Il problema sta nel capire che in questo momento, data la condizione psicofisica non ottimale della squadra, se ci vai ad aggiungere questi giocatori che sono praticamente fisicamente morti, non fai altro che aggravare la situazione. Quindi, diciamo, secondo me è un concorso di colpe tra le scelte di Sarri e i fattori psicofisici generali. Ecco. Poi io capisco che magari può non piacergli molto Chan, io lo sapete, esatto. Non è un giocatore che mi fa impazzire, anche se oggi è entrato abbastanza, a me non è dispiaciuto oggi,
anche se a me non è un giocatore fantastico. Neanche a me, perché Papu, dopo che è entrato Emre Can, ha fatto pochissimo. Sì, sì, ha entrato bene oggi. Sì. Però in generale non è a me personalmente non è un giocatore che fa impazzire, e lo sapete. Per questo dico, secondo me, la mezzala titolare destra deve essere vuoi stare, tuo. Vuoi stare zitto? Cioè, dobbiamo necessariamente... Un'altra cosa volevo aggiungere. Quando ha cambiato... Non ho capito il cambio, Douglas Costa per Bentancur. Volevo arrivare lì, infatti, ecco. volevo arrivare lì perché secondo me non ha cioè Bentancur in questa squadra, in questo momento, è fondamentale. Perché? Perché è Sergio Busquets, semplicemente perché è un giocatore che ti dà ritmo in mezzo. Esatto. Ed è l'unico che ha ritmo nelle gambe per giocare in mezzo. Pjanic oggi ha fatto una partita pessima, ma non perché è scarso Pjanic, perché probabilmente non stava bene. Secondo me il togliere Bentancur è un'altra colpa che posso imputare a Sarri. È un aggravante del primo cambio che secondo me ha totalmente sbagliato. Sì, Sarri. Ha cannato. Totalmente sbagliato Sarri. Cioè, ma secondo me quella è una critica giusta da fare. Sì. La mossa di passare al 4-4-2 era intelligente proprio appunto per la sofferenza che stanno avendo Cuadrado e Khedira su quella fascia. Però dopo non mi puoi lasciare ancora Khedira altri 15 minuti. Cioè mi togli Khedira e metti Douglas Costa abbassando Bentancur tra i due insieme a Pjanic. Era in difficoltà Bentancur, ragazzi, era molto in difficoltà. Ma a me forse uno dei pochi ha giocato bene a centrocampo. Cioè, sicuramente. Io non sto dicendo che ha giocato bene, cioè secondo me della Juve ha giocato bene Higuain, ha giocato bene Dybala, ha giocato bene De Ligt, come la vedo io. E degli altri, ragazzi, ordinato De Sciro, ma degli altri faccio fatica a trovare qualcuno. Infatti, quello che stavo dicendo, nel senso, Bentancur non è che stava giocando bene, però è l'unico che in mezzo aveva un po' di sangue in corpo, non so come dirlo, cioè era vivo in mezzo, e non me lo togli. Contrastava, cioè, c'era la gara a Charrua. C'è il comandante, chiamala così. No, però io vi do uno Sarri. Il comandante. La garra Sarrua. Ad una squadra che diciamo sta cercando di implementare un nuovo modo di giocare, come diciamo nelle intenzioni la Juve di Sarri, l'aver superato questa prova con carattere, soprattutto adesso che le soste sono finite, si può lavorare con continuità. Ecco, da adesso in poi io quel salto di qualità me lo aspetto. Ho sempre pensato che, diciamo, fosse novembre, dicembre la soglia in cui andare. Voi vi aspettate un cambio di passo, diciamo, no. non tanto nei risultati, nei tiri in porta, ma di continuità. E la coesione. Oggi è una partita difficile, però. Oggi è rischiavi di uscire male oggi. Sì, esatto. Ragazzi, oggi c'era veramente, ripeto, da prendere altri punti e dire basta, ok? Sì, posso rispondere io, Fabio? Sì. Allora, oggi ovviamente tre punti fondamentali, perché era la partita più difficile del girone di andata, perché era sicuramente ancora più difficile della partita di Milano, almeno io penso così. Quindi tre punti d'oro li abbiamo presi di carattere, va bene così. Se mi aspetto un cambio di passo, me lo aspetto comunque dopo Natale. Gli scontri diretti in campionato fondamentalmente sono finiti. Rimane la Lazio da due settimane. Trasferta a Robè è partita un pochino tosta. L'Atletico, ma con l'Atletico basta un pari e sei primo matematicamente. Se arriva il cambio, o andiamo avanti così fino a giugno o arriva a gennaio. Ma tu sei ottimista, nel senso, tu intravedi la possibilità appunto di un cambio di passo, o pensi che non si possa andare oltre rispetto a in 4 mesi? Secondo me dipende molto da come sarà gestita la preparazione atletica, perché i giocatori li abbiamo, lo abbiamo sempre detto, o in panchina o in campo, i giocatori buoni li abbiamo. Bisogna vedere in che condizioni arriveranno in quel periodo. Vorrei che Stefano, so che
è un fan delle coppie centrali, facesse una non un riassunto, un giudizio sulla partita di Bonucci d'Elite, che oggi hanno fornito una prestazione secondo me eccezionale. Sì, vabbè, sapete il mio amore verso Leonardo Bonucci, ma secondo me oggi ho giocato... Ma sta crescendo quello per d'Elite? Sta crescendo quello per d'Elite, perché oggi ha fatto una partita davvero tosta, cioè ha fatto una partita da Chiellini oggi d'Elite. Classico che si butta su tutte le palle che arrivano in area, ha tenuto le mani a posto per fortuna. A momenti si rompe una spalla per tenere a posto. Esattamente. Ma pare che Caressa gli ha detto che gli è uscita la spalla. Sì, Caressa l'aveva già data per morto. Era già morto. Vabbè, off topic, Caressa oggi ha dato uno show. Cioè, no, Sky Juve, ricordiamo. No, ma sinceramente non ci vedi. Bambini che si è rifidanzato, io ragazzi domani parleremo del Kamasutra di Conte, ha detto Madonna, di Iguala e guardato masterclass ragazzi allora sono, vabbè, non diciamo l'orario perché andiamo in differita, quindi mi sembra giusto dirlo, sono le due di notte, di venerdì, però. Sì, sì. Noi stiamo registrando tante puntate. Una se vince. In realtà ce la siamo giocata a PES, ce la siamo giocata. Sì. Esatto. No, dato che la partita più difficile, diciamo, l'abbiamo affrontata noi, adesso rimane, oltre a Milan-Napoli, che diciamo la guarderemo più con distacco, Torino-Inter è l'altra sfida di questo grande sabato sera che ritorna a Forza Toro. No, Stefano, è Toro. Non voglio sapere come sta Stefano, dato che questa rivalità la sta vivendo malissimo. No. Stefano, sei tranquillo. Ah no, scusate, Gobbo Fiero, com'era? Galata Fiero, voi mi state facendo passare per quello che ha paura di Conte, ma non è così. Hai assolutamente paura di Conte? Sì, è di Lukaku soprattutto. Ho paura di Conte, basta, ma vabbè, questo è un... È una cosa, ma noi Conte ce l'abbiamo qui alla Bianconera. No. Mister, dopo aver visto la partita della Juventus, è un po' preoccupato, si aspettava un passo falso della vecchia signora oppure no? Ma sinceramente, dai, non mi viene più, basta. No. No. Abbiamo ci devo ragionare. Ma che ci devi ragionare? Vabbè, le posso fare una domanda, mister, sul sesso dei calciatori, magari? La posizione in cui devono fare. Dai, si vergogna. Dai. No, gli hai dato il potere. Viene odiato e non è un suo problema. Va bene, ragazzi, ci risentiamo. Ci risentiamo martedì perché ci avremo la sfida più importante di Champions, quella con l'Atletico in casa. E quindi saluto Stefano da Pavia. Saluti a tutti, martedì in bel biscottone, tutti felici. saluto Birmona che di biscottone se ne intende. Forza Toro. Forza Toro. Saluto Dennis che ringrazio per aver fatto regia anche oggi. Buonasera. Matteo Saverio. Buonasera, ciao a tutti. Riccardo Raspoleto alias Antonio Gonde. Ciao. È sempre Toro, è forza Toro. Buonasera a tutti, ragazzi. Iscrivetevi al canale di Lei Bianconera. Ciao, ciao. Granata Fiero.